Non si sente, ma c'è. Buongiorno a tutti, hangout della stampa.it, oggi con noi Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, alleato con Fini e Monti per il centro, diciamo così. Almeno lei si può dire che è il centro, perché se si dice Monti il centro, dice no, non siamo di centro, a Fini dice No, a di me può essere. dire che siamo al centro, però sono al centro da sempre, anzi da quando sono in Parlamento non mi sono mai spostato da quel luogo, ma è vero quello che dice il Presidente del Consiglio, che destra, sinistra, centro sono categorie ideologiche del passato che non interpretano più quella che sono le vere distinzioni oggi esistenti tra la conservazione e l'innovazione, tra chi vuole mantenere uno status quo e chi vuole cambiare. Comunque, a me dica pure del centro, non mi offende. Senta, noi manca oggi un mese esatto al voto, 25 gennaio e 25 febbraio. E noi oggi abbiamo pubblicato un sondaggio con anche la ripartizione dei seggi, dal quale risulta che Bersani e Sella potrebbero vincere alla Camera, ma non al Senato. Nel caso, cosa potrebbe succedere? Ma può succedere che, poiché c'è un sistema bicamerale, il Presidente della Repubblica aprirà le consultazioni chiedendo e cercando di capire attraverso quale strada si può fare un governo nel Paese. È chiaro che il bicameralismo perfetto richiede che chi ha la maggioranza deve avere a Camera e a Senato. È anche vero che mentre alla Camera c'è un meccanismo elettorale, un premio, tra l'altro sarà fortissimo questo premio perché una coalizione che si presume abbia il 37-38% andrà con questa legge a spartirsi circa il 55% dei seggi, ma sarà penalizzata da, cioè il premio eccessivo alla Camera si trasforma in mancato premio totale al Senato. Mi ricordo che ero presidente della Camera quando si fece questa legge elettorale, il presidente della Repubblica Ciampi fece notare che l'assegnazione dei seggi al Senato doveva avvenire su base regionale, per cui il premio regionale e frammentato appunto regione per regione rende difficile che al Senato ci sia una maggioranza ampia, però chiaramente penso che ciascuno cercherà di avere la maggioranza anche al Senato. Partiamo con le domande. Cominciamo con Luigi Tronchin, che mi sembra avesse una domanda più o meno sulla stessa scia di quello che ha appena finito di dire il Presidente Casini, o sbaglio? Esatto, io volevo chiedere rispetto ai temi etici. Visto che nell'agenda Monti non si è voluto parlare di questo, poi tutto rimesso alla libertà di coscienza, ha detto ieri l'onorevole Fini qui, però cosa in concreto, cosa vuol dire? Cioè, i vari candidati poi possono, è possibile sapere la loro posizione prima, perché se no è prendere una scatola chiusa, senza anche tanto bella, molto sobria, però dentro non sappiamo cosa c'è, non sappiamo il contenuto. E in certe domande come il matrimonio omosessuale, i Pacs, dico, cosa è la vostra posizione? Qual è la posizione? Ma guardi, io sono facilitato a darti questa, ci diamo del tu, no? A darti questa risposta sono facilitato perché la libertà di coscienza vale per tutti, vale anche per il nostro partito, vale per le liste Monti, vale per i partiti coalizzati, ma noi abbiamo una posizione chiara, noi presentiamo una lista dell'UDC che qua a Torino è capeggiata da Adornato e soprattutto dall'onorevole Calgaro, che è già stato vice sindaco di questa città e che è molto conosciuto, e noi non siamo clericali, ma difendiamo l'identità cristiana di questo paese. Però il Noi problema. riteniamo che il matrimonio sia tra un uomo e una donna, siamo contrari all'abolizione, siamo contrari alla possibilità per le coppie dello stesso sesso di adottare figli e naturalmente, su questo non siamo disponibili a sconti, la nostra libertà di coscienza esiste, è totale, ma poiché sono temi assai discussi nel nostro partito, posso dirle che la libertà di coscienza per tutti i parlamentari porterà a questi risultati, nel senso che noi riteniamo che ci debba essere qualcuno che difende l'identità cristiana dell'Italia, perché questo è un paese che ha una storia, delle radici, ha delle tradizioni e non è possibile queste tradizioni abbandonarle per accettare una sorta di relativismo che non porta da nessuna parte.
È chiaro, i cattolici hanno una pluralità di opzioni, ci sono cattolici che votano PD, che votano PDL, questo è sempre stato, sempre sarà, nessuno vuole l'esclusiva del voto cattolico, ma noi sappiamo di poterci rivolgere ai cattolici con una credibilità, perché in Parlamento le difese le abbiamo fatte, perché sappiamo che c'è un qualcuno che in questo Parlamento ha difeso le detrazioni, le deduzioni fiscali per le famiglie, e abbiamo cercato anche quando si fece l'IMU di dire al Presidente del Consiglio cerchiamo di consentire la detrazione per in base ai familiari a carico, per cui noi abbiamo fatto, non siamo all'anno zero, questi valori li abbiamo difesi anche per quanto riguarda la fecondazione e altre leggi delicate che sono state messe il problema è al Senato, dove voi siete la lista Monti non è l'UDC, lì è il problema. No, beh, la lista Monti, sì, beh, ci saranno i senatori dell'UDC, io stesso spero di essere eletto senatore dell'UDC, per cui non si preoccupi che io difenderò questi principi, questi valori, come tutti i deputati dell'UDC, i candidati dell'UDC che saranno eletti al Senato. La mettono in pole position per traguardi ben più alti. Mio caro, chi entra Papa in conclave di solito esce cardinale, e io l'unico seggio a cui sono candidato è quello del senatore. Va bene. Non a vita, no. senatore pro tempore. Luca Pautasso, prego. Buongiorno. Qualche giorno fa Gianfranco Fini aveva detto che comunque vada, il suo partito non farà mai da stampella a Bersani. Ma davvero preferireste un governo di sinistra-sinistra anziché un'opzione di un governo di centro-sinistra? Ma guardi, quando si è in politica si combatte con passione, con forza, con coraggio per cercare il voto degli italiani. Dopodiché non è che qualcuno ci ha ordinato al medico, il medico ci ha ordinato di andare a governare. Uno governa se gli elettori gli danno il voto per governare. Governa se c'è una coalizione riformista che lo convince, se no sta all'opposizione. Allora, la lista Monti, la area politica che attorno a Monti, con l'UDC in prima fila, si è trovata, ha questa idea. O vince le elezioni, o si può fare una coalizione riformatrice che ci convince sui contenuti, oppure starà all'opposizione. Non è che ci sono, noi stampella agli altri non li facciamo, né a destra né a sinistra. Sarebbe degradante per noi, ma sarebbe anche degradante per gli altri, perché non penso che persone che si propongono di vincere le elezioni possano essere adesso alla ricerca di stampelle. Stampelle termine poco dignitoso per tutti, per chi dovrebbe essere lo stampella e per chi dovrebbe riceverla. Però diciamo, nel caso in cui non ci sia una maggioranza chiara, quindi non chiamiamola stampella, eccetera, almeno per riformare la legge elettorale, per cambiare le cose in modo che in un anno si possa tornare a votare, avere una maggioranza chiara, eccetera, in qualche modo vi metterete d'accordo? Sono due questioni diverse. Sulle regole del gioco io auspico un confronto chiaro tra maggioranza e opposizione. Io non so se Berlusconi vincerà le elezioni, ma se Berlusconi e PDL dovessero, come dicono i sondaggi, perdere le elezioni, è chiaro che sulle regole del gioco devono essere coinvolti. Io mi auguro che ci sia il coinvolgimento loro come delle altre opposizioni, sia per la scelta dell'individuazione dei vertici istituzionali del paese, sia per l'individuazione di nuove regole del gioco. Ad esempio, cambiare la legge elettorale restituendo ai cittadini la possibilità di scegliersi parlamentari è una cosa importante che io auspico valga per tutti, 360 gradi, per tutti coloro che sono nello schieramento politico parlamentare. Ce lo sentiamo dire da un minuto dopo che questa legge elettorale è stata varata. Questa legge elettorale, quando l'abbiamo varata e il mio partito votò a favore, fece l'emendamento per introdurre le preferenze, che fu bocciato da tutti gli altri, compresi quelli dell'opposizione, che poi oggi si lamenta di questo. In questa legislatura, P
PD e PDL a intermittenza hanno fatto a gara a dire no alla nuova legge elettorale. Quando era d'accordo il PD, non era d'accordo il PDL. Quando si convinceva il PDL, non era più d'accordo il PD. Risultato è che i due partiti maggiori hanno lavorato per lo status quo. Noi volevamo cambiare questa legge elettorale. Abbiamo tanti difetti, tante colpe, ma non quella di non aver voluto cambiare questa legge elettorale, perché è stata la battaglia principe della legislatura. Come altre cose, noi in campagna elettorale 5 anni fa proponemmo l'abolizione delle province. Siamo rimasti gli unici che vogliono abolire le province, siamo gli unici che hanno votato sempre in questo modo in Parlamento, tutti gli altri si sono defilati, poi oggi riscoprono l'abolizione delle province. Alessio Mandarano, prego. Sì, buongiorno. Volevo chiedere quali sono le vostre proposte per garantire le pari opportunità e poi una domanda sull'agenda digitale, perché mi sembra scomparsa dai programmi elettorali. Lei cosa propone per ridurre il digital divide e per rendere anche la pubblica amministrazione più trasparente? Guardi, pari opportunità. Pari opportunità non significa accettare la politica delle quote. Pari opportunità non significa poter garantire che non vi siano discriminazioni sessuali solamente con provvedimenti legislativi. Significa però rendere più accessibile il percorso di vita professionale e familiare alle donne. Le vorrei fare un esempio. Una donna, oggi non c'è più la famiglia tradizionale, spesso formata da papà, mamma, figli e magari nonni che danno anche un aiuto anche materiale importante, oltre che morale di altro tipo. Oggi tante donne sono nelle grandi città sole con figli, non hanno nemmeno la possibilità di iscrivere agli asili nido questi figli, perché gli asili nido spesse volte sono a pagamento. E si trovano a fare una grande fatica a conciliare il lavoro con la crescita del figlio. Allora, parità tra uomo e donna significa rendere accessibile alla donna, che comunque è quella che determina la maternità, perché la maternità è un fatto fisico, naturale, che riguarda la donna, non l'uomo, con tutti i progressi non siamo ancora riusciti a far procreare gli uomini. Bene, e allora bisogna che noi aiutiamo questa donna e l'aiutiamo soprattutto a conciliare famiglia, formazione professionale, lavoro, eccetera. Naturalmente questo vale anche per i genitori. Esiste il dramma dei padri separati, non ne parlo, ma è un dramma autentico che riguarda migliaia di persone e riguarda il fatto che tanti padri oggi sono disponibili anche a un part-time per tenere i figli in modo molto diverso dal tradizionale. Forse mio padre non ci avrebbe mai pensato. Per me è già possibile pensarlo, perché cerco di fare nel mio piccolo la mia parte in casa mia, magari quando so da far fare il bagno ai figli la sera. È chiaro che col lavoro che sto facendo, soprattutto sabato e domenica, mi riesce possibile essere così bravo, gli altri giorni ho qualche difficoltà. Ma insomma, ha capito cosa voglio dire in ordine al tema della parità, al tema dell'agenda digitale. C'è un decreto Passera, finora non si è mai fatto niente, diciamo la verità, si è perso tempo. C'è un decreto Passera che ha smosso le acque in campo sanitario, la carta d'identità digitale, la possibilità per i cittadini di accedere ai servizi attraverso la rete. Dobbiamo cambiare la mentalità. Investire sul futuro e sull'innovazione significa investire sui nostri giovani e su noi stessi, su un'organizzazione della società più giusta, visto che una delle grandi questioni è la burocrazia. Nella regione Sicilia si assumono i camminatori che portano le buste da un palazzo all'altro della regione. Noi dobbiamo investire non sui camminatori, ma sui navigatori, dando anche agevolazioni forti al commercio digitale, perché questa è una delle grandi frontiere che c'è la possibilità di varcare anche per il nostro paese. Senta, quando lei ha nominato la Sicilia, mi è venuto in mente, insomma, anche gli sprechi che ci sono in Sicilia. È uscito adesso un libro di Antonini, il presidente della Commissione per il Federalismo Fiscale, che racconta un po' di aneddoti. Cioè, lei pensa che il suo partito abbia qualche responsabilità in questo? Per il passato sì. Responsabilità che abbiamo anche pagato a un prezzo molto salato. Per gli ultimi anni assolutamente no, noi siamo stati abbandonati da tutti
coloro che sono andati con Berlusconi e che erano l'ossatura del nostro partito in Sicilia. L'onorevole D'Alia, il nostro capogruppo al Senato, ha ricostruito il tessuto del nostro partito. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa uscendo dalla Giunta Lombardo, abbiamo approvato la scelta di Crocetta, l'abbiamo determinata e oggi questa politica contro gli sprechi di Crocetta è ampiamente condivisa da noi. Mi sembra che negli ultimi 5 anni abbiamo fatto un lavoro meraviglioso in Sicilia e che ci ha veramente anche scrostato di dosso i panni di vecchio partito clientelare. No, abbiamo ottenuto il 10% essendo capaci di interpretare il nuovo. Carlo Piana, prego. Sì, buongiorno. Cosa avete in programma di fare per risolvere i conflitti di interessi che ci sono in Italia, tolto quello di Berlusconi che non è stato affrontato finora, e soprattutto quali sono i principali che intendete affrontare? Ma guardi, scusi, prima di tutto mi ero dimenticato di prendere un punto sulla Sicilia, lo vorrei prendere adesso brevemente, le chiedo scusa a chi mi ha fatto questa domanda sul conflitto di interesse, ma poi ci arrivo. Io vorrei ricordare agli ascoltatori che siamo stati l'unico partito a votare contro il federalismo, questo federalismo confuso e pasticciato che ha determinato solo un contenzioso tra regione e Stato che si è ampliato ulteriormente, già era forte dopo l'approvazione del titolo quinto da parte della sinistra. Noi abbiamo cantato fuori dal coro, mentre tutti facevano le litanie, i peana, il federalismo della Lega che avrebbe cambiato il paese, anche la sinistra, e oggi tutti dicono bisogna rivedere il federalismo. Oh, viva Dio, ve ne siete accorti. Adesso passo al conflitto di interesse e dico che abbiamo sottoscritto come candidati delle aree di Monti e come candidati anche dell'UDC e di FLI, diciamo impegni forti in ordine al conflitto di interesse. Abbiamo una normativa che ha varato il governo nei giorni scorsi che riguarda ad esempio i coniugi degli uomini impegnati nelle istituzioni pubbliche. Abbiamo un provvedimento che è all'ordine del giorno alla Camera e che purtroppo in passato la sinistra non ha approvato mentre andava approvato. Noi vogliamo su questo continuare nella linea del rigore, la stessa che abbiamo cercato di applicare sul tema della corruzione. Provvedimento anticorruzione slittato mesi perché c'era qualcuno che non la voleva approvare, seppur in zona Cesarini è stato approvato, qualcuno lo voleva più severo, ma piuttosto di niente, mi insegno, diciamo è meglio piuttosto. E soprattutto sulla candidatura dei candidati, che non impediva a una persona come Cosentino di candidarsi, ma potrebbe essere una scelta politica, forse era un decreto un po' svuotato. Il governo si basava sul PD e PDL oltre che su noi. Il Presidente del Consiglio ha spiegato in tante circostanze che gli uni si accanivano contro certe materie e gli altri si accanivano contro altre. Tutti sapete tutto, per cui avete capito benissimo la ragione della difficoltà di applicare più norme severe al decreto anticorruzione. Benissimo, passiamo a Cristian Faraone. Presidente, io le vorrei chiedere questo. Siccome lei prima diceva che per governare era necessario un bicameralismo perfetto, nel caso in cui a urne chiuse la lista Monti prenda più voti rispetto a DC e FLI, in che modo si modificano questi rapporti di forza? E se esiste questo rischio, nel caso in cui poi, come tutti sappiamo, non è detto che chi vinca le elezioni riesca ad avere una maggioranza al Senato? Se la lista Monti prende più voti di UDC e FLI. La lista Monti prende sicuramente più voti di UDC e FLI. Noi abbiamo, se lei pensa che io sono candidato al Senato con la lista Monti e il logo, l'insegna della lista Monti che contiene la mia candidatura al Senato è uguale a quella che è concorrente della lista del mio partito alla Camera, lei capisce che è ovvio che noi stiamo facendo la parte di donatori di sangue. Ma noi gli doniamo volentieri questo sangue, perché noi siamo convinti del progetto politico complessivo, per cui noi, e rivendichiamo anche la coerenza del nostro UDC, perché se non ci fosse stato l'UDC e se non ci fosse stata la politica, Monti non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi e questo paese avrebbe fatto la fine della Grecia. Per cui noi abbiamo una sintonia di rapporto con il Presidente Monti, con Gianfranco Fini,
lui ha detto questa mattina che siamo, qual è stata l'espressione che ha usato alla radio? Coordinati, abbiamo un'armonia coordinata, ecco esattamente questo, un'armonia coordinata, marciamo divisi per colpire uniti. Christopher Cepernich, prego. Buongiorno onorevole Casini, io volevo chiederle tante cose ma mi limiterò a una domanda specifica e veloce. Puoi indicarmi tre ragioni per le quali si continua a finanziare la scuola e l'università privata con fondi pubblici anche e soprattutto in un periodo come questo in cui i tagli alla università e alla scuola pubblica sono stati devastanti? Guardi, sono stati devastanti anche i tagli alle scuole private, perché se lei va dai gestori delle scuole private e vede le statistiche di quanti istituti liberi hanno dovuto chiudere i battenti in questi anni, capirà che il problema riguarda purtroppo tutti. Abbiamo tagliato troppo, la politica dei cosiddetti tagli lineari ha tagliato troppo sul futuro dei nostri figli, cioè sulla scuola, università, pubblica o privata che siano gli istituti scolastici, e questo è certamente un elemento su cui riflettere, perché scuola, formazione, lavoro, su questo non si può tagliare. Bisogna tagliare magari le province, magari i rami improduttivi, ma mettere in piedi questo paese significa ad esempio la concorrenza, le liberalizzazioni, tutto quello che è meritocrazia. Non possiamo fare dei tagli, e questi tagli che si abbattono sulla scuola sono molto negativi. Però voglio dire una cosa, io non vedo un dualismo in uno Stato come il nostro tra scuola pubblica e scuola libera. Io vedo nella competizione tra pubblico e privato una migliore qualità della scuola per tutti, e penso che anche le scuole private, le scuole libere, mi piace più chiamarlo scuole libere, scuole private, comunque non discuteremo su questa terminologia, hanno e svolgono un ruolo di grande supporto delle strutture pubbliche. Non mettiamo in contraddizione sempre necessariamente pubblico-privato. Abbiamo una dimensione pubblica, una dimensione privata, il terzo settore, il volontariato, la capacità di una società che si muove verso la modernizzazione, ma anche una democrazia piena, e mettere in rete, non mettere contro. Cristo, per favore, voglio rispondere. Solo una cosa all'onorevole Casini, temo però che due sconfitte non facciano una vittoria. Cioè, se le scuole private o, come lei dice, libere sono in difficoltà e quelle pubbliche lo sono altrettanto, questa non è una vittoria. Allora bisogna trovare il modo, e però veramente lo dico con passione, perché io di mestiere faccio il ricercatore all'università e so come ci troviamo a lavorare e in che condizioni ogni giorno ci troviamo nelle aule a fare il nostro mestiere, e quindi bisogna a questo punto trovare il modo, e questo lo dico a lei e lo direi a chiunque altro, di risolvere una situazione dalla quale non si sta venendo fuori. Guardi, io non dico niente, perché quello che ha detto lei mi trova d'accordo al 100%. Io sono convinto che ci sono persone straordinarie, tanti insegnanti ad esempio nella scuola pubblica, che vengono pagati poco, sono sottopagati, sono mal utilizzati, per cui è vero, questa è una delle emergenze della prossima legislatura, forse una delle priorità. Ivan Cogliati, prego. Buongiorno a tutti. Io volevo fare due domandine, una molto seria e una molto ironica. Quella molto seria è il primo provvedimento che Pier Ferdinando porterebbe avanti nel momento in cui avesse la maggioranza o comunque il supporto per farlo. La domanda ironica è riguardo alle sue dichiarazioni alle scorse elezioni davanti a Santoro, dove diceva che si prendeva la responsabilità politica nel momento in cui le cose si fossero messe male per Cuffaro. Ad oggi, vista la situazione di Cuffaro, che è in carcere dal 2011, cosa pensa Casini di quelle dichiarazioni? Quelle dichiarazioni non posso
che confermarle. La responsabilità politica me la sono assunta tutta e l'ho pagata fin in fondo, perché certamente questa è stata una cosa che non ha fatto bene né a me né al mio partito. No, Eh, direi di de no. devo dire, devo dire che la persona sta pagando il suo prezzo con la giustizia e lo sta pagando con grande dignità, come tutti voi lo avete visto. E credo che, insomma, questa vicenda è stata pagata un po' da tutti, in termini politici e certamente da Cuffaro, pesantemente in termini personali, umani. Però, come in tutte le cose, voi vedete la fiducia nelle istituzioni, nella giustizia che Cuffaro ha sempre proclamato anche dalle carceri. Questo, tutto sommato, è un esempio positivo, ecco, di chi confida nello Stato e non si accanisce in litanie contro lo Stato, contro l'ingiustizia dei magistrati, perché ne abbiamo visti tanti che hanno fatto questo. Primo provvedimento qualora Ma dovesse guarda, cadere. per me il tema Provvedimento vero è quello: concreto proprio. cuneo fiscale. Guarda, è cuneo fiscale, oppure la detassazione per chi assume giovani e donne sotto i 30 anni nelle aziende. Per me il cuneo fiscale è una follia, perché quando uno destina 100 euro al lavoratore, in busta paga ce ne ha 50, gli altri 50 sono tutta la caparra fiscale che viene pagata dalle imprese, dal lavoratore. Noi dobbiamo ridurre il cuneo fiscale, almeno per i neoassunti. È chiaro che bisogna trovare delle coperture, perché se no non si possono fare queste promesse. Ed è per questo che la nostra lista non fa promesse, non mi piace rispondere a questa domanda, ma rispondo per un... Perché? Perché la pressione fiscale può abbassarsi in Italia se riusciamo a fare due cose: tagliare la spesa pubblica e riuscire a combattere con sempre maggiore efficacia l'evasione fiscale. Fuori da queste due cose concrete che si determinano e si stanno determinando in Italia, non c'è la possibilità di abbattere la pressione fiscale. Tutti chi vi dice questo vi dice una bugia. Senta, che idea si è fatto di MPS e della vicenda MPS? È una vicenda in cui ci sono potenziali illegalità che dovrà per questo essere al centro dell'esame accurato da parte della magistratura, e poi per il resto Non c'è una concordo. responsabilità politica? Beh, c'è la responsabilità politica, è quella che ha detto Renzi, no? Renzi, il candidato del PD alle primarie, poi sta a Firenze, conosce bene Siena, dice: ci sono responsabilità evidenti della mia parte politica a Siena. Se lo dice Renzi, francamente faccio fatica a non dirlo io. Pietro Salvatori, prego. Eccomi, sì, buongiorno onorevole. Lei almeno dal 2006 che sta conducendo una dura battaglia contro la personalizzazione della politica, i partiti appannaggio di un solo uomo, al punto che un paio di mesi fa aveva fatto una grande convention in cui nel simbolo dell'UDC aveva sostituito il suo nome alla parola Italia. Adesso vediamo i manifesti elettorali con il simbolo che reca il suo nome. Sulla scheda ci sarà il suo nome, addirittura in calce ai manifesti, i riferimenti web, diciamo, internet, Twitter e Facebook sono i suoi personali. Ci siamo persi qualcosa? Sì, va Sì, detto che questi cambi da comando. mi sono perso qualcosa io purtroppo, ha ragione lei a dire quello che dice, chapeau, però purtroppo cosa ci è? Noi abbiamo creduto alla necessità di spersonalizzare, ma abbiamo anche con le altre liste collegate a Monti individuato una soluzione che potesse dare un cappello unico alle liste della Camera, cioè un riferimento comune a Monti. Il Ministero dell'Interno ci ha spiegato che era discutibile che si potesse fare o meno questo. Noi non abbiamo voluto aprire un contenzioso davanti al Ministero dell'Interno, alla Cassazione, eccetera, perché non volevamo correre il rischio di far annullare le elezioni o di doverle prorogare. Per cui chi ha più intelligenza l'adoperi, abbiamo rinunciato a questo, ma a quel punto tutti i miei amici del partito hanno spiegato che noi andavamo al massacro, perché non sarebbe stata identificabile la nostra lista rispetto a quelle di Monti. Già vi ho detto prima, durante questo incontro,
oggi alla stampa che rischiamo di fare la fine dei donatori di sangue. Non esageriamo, almeno hanno voluto l'identificazione col mio nome sul simbolo. Però in linea teorica, secondo me, questa è una soluzione d'emergenza, una questione emergenziale, non può essere normalità. Senta, abbiamo pochissimi secondi ancora, le vorrei fare una domanda io. Il 23 dicembre, quando Monti fece la conferenza stampa, in cui si capì che era pronto a candidarsi, eccetera, mi sembra che l'operazione sua fosse quella di lanciare un amo verso i poli perché questi si scongelassero, lui potesse attirare persone da una parte e dall'altra per formare, da una parte c'era Frattini, dall'altra tanti del PD. A mio modo di vedere questa operazione non è tanto riuscita. Secondo lei? Secondo me è riuscita, perché lei parla di ceto politico, noi parliamo di elettori. Dai risultati del sondaggio, addirittura pubblicato oggi dalla stampa, ma c'è, appunto, non a caso, si spiega chiaramente il ruolo che avrà la lista e le liste collegate a Monti. Cioè c'è un'area politica crescente. E mentre di solito verso le elezioni il terzo polo viene schiacciato, oggi si vede che siamo in lente continua erosione di consensi agli altri, non erosione a noi. Cioè stiamo avanzando. Allora questo cosa significa? Significa che la gente che ha votato PD o che ha votato PDL sta incominciando a capire che la strada è un'altra. Abbiamo qui una persona come Susta, europarlamentare europeo, candidato nella lista al Senato, accanto a persone in altre parti d'Italia che vengono dall'esperienza PDL. Questo che cosa significa? Che la strada è giusta. Io sono molto fiero, sa di che cosa? 5 anni fa ho fatto una battaglia in solitudine, isolato, contro Veltroni e Berlusconi. Oggi non sono più solo. E io lo ritengo un grande merito mio il fatto di non essere più in solitudine. E di quegli amici, quei parlamentari, che hanno saputo tenere la schiena dritta e non si sono piegati e non si sono venduti. Per cui abbiamo ottima fiducia per il futuro e siamo in pista per vincere. Poi non vinceremo, esamineremo le subordinate, ma solo il giorno dopo. Lei è contento dell'indice di rinnovamento che c'è nell'UDC? Sì, sono contento, abbiamo fatto un ampio rinnovamento. Sa che molti dicono, ma perché i Casini si devono ricandidare? Questi anni parlando. Sì, ma anch'io ho sempre fatto questo ragionamento. Io sono per la meritocrazia anche per quanto riguarda me. Quindi lei è migliore, cioè, no, scusi. Io sono l'unico che mettendo il mio nome posso andare a casa se la gente non mi vota. E non credo che mi debba spiegare che non devo andare in Parlamento chi magari da 50 anni pontifica su un giornale. Io sono solo 30. Perfetto. Grazie mille per averci seguito, grazie a tutti voi, grazie soprattutto agli amici che hanno voluto partecipare all'Hangout con Google. E il prossimo Hangout probabilmente sarà lunedì, appena avremo gli orari, li pubblicheremo sul sito. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.